Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ci facciamo questi involtini di melanzana che sono semplicissimi, velocissimi e super buoni. Vediamo subito cosa ci occorre. Andremo a usare una melanzana, questa è bella grossa, e andiamo a tagliarle a fette. Ho fatto fette di mezzo centimetro. Poi avremo bisogno di 200 g di prosciutto cotto e 150 g di formaggio a fette, che in questo caso era mozzarella. Adesso li sto passando al grill, che è questione di 1 o 2 minuti. Come vedete sta già facendo le righine. Poi avrò bisogno anche del pan grattato. Che ho già steso in un piatto e semplicemente vado a mettere un goccio d'olio in un piatto per non far annegare le mie fette di melanzana, e con un pennello da cucina vado a bagnarle da tutte e due le parti, così il pane si appiccicherà proprio da tutte le parti. Poi mettiamo anche un po' di sale. Adesso è arrivato il momento di fare il nostro involtino. Metto una fetta di formaggio, che in questo caso era un po' grande, ma l'ho proprio ritagliata. Mettiamo una fetta di prosciutto e sopra ancora una fetta di formaggio. Poi cominciamo a chiudere. E metterò uno stuzzicadente per poter chiudere bene. E metterò già nella mia pirofila da forno. Qui vi faccio vedere ancora una volta come ho fatto l'involtino, ma è proprio semplicissimo. Questo lo potete fare anche col prosciutto crudo. E il nostro involtino è così. Questa è la mia pirofila già con gli involtini belli allineati, e metto un goccio d'olio sopra e andiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10 minuti, il tempo di far sciogliere il formaggio. E guardate qua che bellezza, questi involtini erano la fine del mondo, perché lo stesso si può mangiare tiepidi, freddi, portare a picnic, mangiare come aperitivo, antipasto, come più vi piaccia. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Se per caso la fate, mandatemi una foto su Facebook o Instagram, e se vuoi mi puoi regalare anche un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!